farei, diciamo, due presupposti, nel senso, da una parte ci dobbiamo ispirare all'aspetto scientifico del problema. L'aspetto scientifico, guarda caso, è stato di recente riportato sull'organo ufficiale dell'Associazione per l'avanzamento delle scienze americana, la famosa rivista Science è il punto di riferimento, in cui si è detto praticamente che il virus va fatto circolare. Quello che avevano detto fin dall'inizio gli israeliani e poi l'hanno applicato in tutto, soprattutto gli svedesi. E poi in particolare, una volta che il virus viene fatto circolare, ovviamente dobbiamo presumere che questa fase endemica, che come quella della famiglia di questo Covid-19, che poi è quella dei coronavirus, cioè il virus del raffreddore. E quindi, diciamo, diventa un fatto molto importante per una soluzione, diciamo, del problema, però, diciamo, immediata, perché diventa assolutamente una malattia endemica, controllabile, e non, diciamo, con tutti questi, diciamo, lockdown che abbiamo visto che cosa hanno comportato. Abbiamo avuto uno iniziale e non ha portato a niente. Poi c'è stato ovviamente non un controllo alle frontiere e quindi abbiamo ripreso, diciamo, nell'autunno, e adesso, diciamo, nonostante i nostri sacrifici natalizi, soprattutto a vedere i colleghi cinesi che stavano, diciamo, per le vie, proprio nell'epicentro dell'epidemia a Wuhan, abbiamo avuto adesso, si può dire, la terza ondata. Quindi, facendo tutto quello che ci ha consigliato in particolare questo comitato scientifico nazionale, che praticamente è stato a sua volta, diciamo, stigmatizzato piuttosto pesantemente da un'altra grande rivista, che è quella di Nature, presumibilmente la prima, diciamo, al mondo come seguito, soprattutto per quel che riguarda la biologia molecolare, in cui la rivista ha detto ben preciso che il comitato scientifico italiano non ne ha indovinato una, non solo, manca completamente di un virologo, e quindi, diciamo, tutto quello che è stato deciso, per così dire, direbbero i francesi, alla son façon. Si può lasciare il paziente a casa con la tachipirina e aspettare che cosa? Sappiamo benissimo che qualsiasi malattia è fondamentale nella terapia, l'intervento precoce, quindi facendo l'intervento precoce non avremmo avuto bisogno eventualmente della fase critica del paziente, quindi l'ospedalizzazione, tutto quello che segue la terapia intensiva e simile, che per giunta politicamente erano state dimezzate già, diciamo, negli anni precedenti. Diciamo pure che la vaccinazione non deve essere presa eventualmente come, per così dire, la parola fine a tutto, ma la parola fine eventualmente alla psicosi, perché purtroppo questi vaccini, per questo tipo, per così dire, di agente virale, hanno bisogno di essere richiamati di volta in volta. Tant'è vero che gli anticorpi umorali sono quelli che praticamente spariscono nell'infezione naturale. Dopo 8 mesi non se ne trovano più. Fortunatamente c'è però l'immunità cellulare, che è, come dire, è più difficoltosa nella sua, per così dire, diagnosi di laboratorio. Sappiamo benissimo che quello che è stato nominato per primo, che ha avuto maggiore, per così dire, diffusione, è stato quello là, a nuovo, per così dire, del messaggero. Il che, diciamo, è una parte di informazione, per così dire, del virus, che aveva come obiettivo di far sì che il paziente producesse personalmente questa proteina spike del virus, e per cui fosse stimolato dallo stesso organismo a fare degli anticorpi specifici. Purtroppo, diciamo, sappiamo che quello che si pensava che non potesse mai succedere è che praticamente si finisse tutto così, mentre invece sappiamo benissimo che ora con degli studi fatti per giunta a Boston eppure pubblicati per giunta per cercare di vedere perché per certi tamponi molti pazienti avessero a lungo, per così dire, la positività, e la presenza proprio
di questo acido nucleico virale, che può essere anche stratentizzato anche per quel che riguarda altri coronavirus, anche per dire benigni, quindi, però mi fanno parte sempre della stessa famiglia. E quindi a questo punto purtroppo ricco il perché dei richiami, perché eventualmente della possibilità eventualmente di presumere che sicuramente si arriva a una vaccinazione, perché non diamo il virus per così dire intero e soprattutto è inattivo, però l'aspetto di pensare appunto alla latenza di altri virus deve essere messa in gioco. E poi c'è l'altra soluzione, quella che viene usata attraverso un metodo, si fa per dire, tradizionale ma anche moderno, cioè il vettore virale benigno, che porta al gene della proteina spike, verso cui ovviamente nell'organismo poi noi rispondiamo con la produzione di anticorpi specifici. Però anche in questo caso abbiamo visto benissimo che questo adenovirus, per quanto possa essere umano o anche di animale, comporta, diciamo, vari aspetti, per così dire, di risposte febbrili, di dolori osteoarticolari, in cui bisogna ovviamente intervenire spesso e volentieri per quel che riguarda, diciamo, di attenuare questa sintomatologia, che spesso non è piacevole, ricordate anche se le temperature arrivano e superano anche i 39 gradi, e quindi ovviamente c'è una certa preoccupazione per chi li riceve.